Allora, Cenerentola, Biancaneve, la bella addormentata nel bosco, il gatto con gli stivali, la carica di 101. Hai preso qualcosa o sei così di tuo? No, sono così di mio, il bello. Caro Muzzi, che io sono proprio così di mio, non ci si può fare niente. È un grosso problema questo, lo sai? Essere così naturale. Lo so, ci convivo da 26 anni ormai, quindi non ci posso fare nulla. Sono tragedie. Sono rassegnata. Come mai però questa... Però comunque, mi hai sempre interrotto, come sempre, io non ne posso più, guarda. Sì. Sono come mai questa idea originale di questo ingresso? Cosa ci volevi raccontare? Io non ti racconto proprio nulla, anche perché ora non ho voglia di raccontare le favole a nessuno. Anzi, vorrei vivere una favola, ma questa è un'altra storia. No, a parte questo, perché adesso il nostro Daniele Magini ci parlerà proprio di favole. Olà! Ecco a voi, Daniele Magini. Sorpresa, Daniele Magini. Grazie. No, è bello perché anche lei le ha dette diverse, perché da poco mi è nato un bimbo e anche se piccolo io riesco a dirgli delle favolette, però certe volte mi guarda in maniera strana, poi ho capito il perché l'ho analizzate. Ora lei le ha dette alcune, però la prima favolina che ho nel libro delle fiabe di mio figlio è la principessa sul pisello. Ma andando più avanti ti accorgi che gli dava noia. Al che capisci subito che non è una gran verità, perché da che mondo è mondo non c'è principessa che... Però andando avanti, sfogliando pagina, la seconda favola è Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso, una bimba deliziosa, con delineamenti perfetti, con questo cappuccino rosso, e che ha una particolarità. Sì, ha una nonna che abita a 800 chilometri dentro il bosco, una è semplicissima da raggiungere, e vuole che tutti i giorni li si porti da mangiare e da bere. E s'arrabbia se non ci vai. La classica suocera rompiscatole, e anche la mamma, quando gli dà il cestino per andare dalla nonna, ci mette il carico da 90, perché testuali parole della favoletta, me la sono appuntata, perché li fa la mamma di Cappuccetto Rosso. Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino. Portali alla nonna, è debole e malata e si ristorerà. Quando sei fuori, va da brava, senza uscire di strada. Se no cadi, rompi la bottiglia e resti a mani vuote. Non è che si preoccupa che la figliola si fa male, no? Che la bottiglia di vino si rompe e la nonna non si imbriaca. Allora perché non gli dici, scusa Cappuccetto Rosso, se incontri disgraziatamente il lupo, ti sbrana e ti violenta, togliti il cappuccetto che ci è costato un sacco di soldi. Ma perché glielo dici? Poi un'altra favola, la terza favola del libro di mio figlio è Cenerentola. Cenerentola, poverentola, sempre davanti al caminentolo. Cenerentola è una gran gnocca, ma veramente una gran pezzo di donna, che abita con le sorelle, due cesse incredibili che piccinina non gli fanno manco fa la doccia, c'ha le pantofole incatramate. Ecco, come migliori amici c'ha dei topi, quindi non è che sia il massimo, però a un certo punto che cosa succede? Arriva la fatina, non si sa da dove arriva la fatina che gli fa questo piacere. Arriva con la bacchetta magica, gli amici li trasforma in cocchieri con dei vestiti improponibili, però vabbè, quella è un'altra storia. E poi, non lo so, la zucca, le scarpe, il vestito, tutto. Però gli dice, Cenerentola, a mezzanotte a casa. Scusa, io so 20 anni che sono qui dentro rinchiusa, ma almeno fammi rientrare verso le 4 come fanno tutti gli amici miei. No, dice a mezzanotte a casa, va bene, a mezzanotte a casa. Già capisce che la serata non andrà bene, perché quando vengono a prenderla li bussano e fanno toc toc e lei dice chi è? E dall'altra parte ciambellano! Che c'ho? E allora lì capisci bene, qui lascia un quarto d'ora in modo che arrivi a tutti, però capisce che non arriva bene. Allora che cosa? Va bene, allora lei che la prende, le si mette, va nella carrozza, arriva al ricevimento. Ora, mettiamo il caso che arriva al ricevimento verso le 9:30, e incontra l'uomo della sua vita, il principe si innamora della donna della sua vita, cioè tutte e due hanno incontrato i loro compagni per la vita? Cioè sei arrivata alle 9:30, mettiamo che ci hai messo un'ora per mangiare al buffet, mentre non ti sei messa a tavola, hai mangiato al buffet, ci hai messo un'ora, perché poi so che quella sera hai mangiato anche tanto, alle 10:30 hai finito e dalle 10:30 a mezzanotte hai incontrato l'uomo e la donna della tua vita? Cioè io con la mia moglie il primo bacio ci ho messo 3 mesi. Non è che per niente Cenerentola un po' zoccola, perché bisogna anche pensare anche questo, perché non è che... Cioè, scusa, ci ho messo 3 mesi, io lei no. Comunque, suona mezzanotte,
Meno male, se no gliela dava la sera stessa. E allora suona mezzanotte e corre. E corre, corre, già abbuffata com'era perché Piccinina non ce la faceva. Corre, 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 dall'alto il principe la chiama Cenerentola, Cenerentola, la scarpetta. Lei si gira e fa... La scarpetta falla te, guarda perché io so piena. Non ce la fa più proprio. E allora che cosa succede? Qui si manifesta la deficienza totale del principe. Sì, perché va in giro per il paese a vedere chi è che calza quella scarpa e la donna della tua vita. Ma scusa, è la donna della tua vita, non la riconosci in faccia? Che ci azzecca la scarpetta, porta il 37 Cenerentola, hai avuto culo che hai trovato Cenerentola. Anche Rosy Bindi e la più brutta del paese mio portano il 37. Hai avuto fortuna a trovare Cenerentola, voglio vedere se trovavi una racchia che le calzava. Sì, sì, sei la donna della mia vita, non è così. Comunque no, io lo fa passare per il coglione, questo sinceramente è un dritto, eh. È un dritto il principe azzurro, perché è il principe azzurro di tutte le favole. Se le gira tutte lui, Da quando c'è andato lui, la principessa sul pisello non gli dava più noia, non si sa come mai. Però come finiscono tutte le favole, come finiscono? E vissero tutti felici e contenti. Grazie. Scusatemi. Andiamo ragazzi, andiamo. Su, mettetevi qui. Scusateci, ma come buongiorno, non m'avevo visto davvero, guarda. Come potete vedere prima. Sono ancora un po' addormentata, quindi l'ho dovuti prendere io. Buongiorno, ragazzi, le siamo in onda. Sono in siamo in onda, siamo in onda. Ah, siamo in onda. Siamo in onda. Me l'ero accorto. Onda. Senti. Ci siamo, Vi presento i nostri comici Gerry e Gelli che ora si svegliano per voi. Già svegli. Buongiorno. Dormito bene, insomma. Insomma, stanotte avevo gli animali stanotte, Gerry. Era lo zoo, ho sognato che era lo zoo. Allo zoo? E ho sognato una scimmia. Ah. Un macaco. Era lo zoo. Era lo zoo. Ho sognato una scimmia. Un macaco. Ma come ho toccato? Due volte te lo dico, ti ascolti. Dimmi, vai, non sono andato, lo zoo ho trovato una scimmia. Dimmi. Un macaco. Come toccato? E che mezz'ora mi ascolti? Ti toccato, sì. Ho sognato che era un macaco. Un macaco. Ma come toccato? Non sto dicendo, sto dicendo che era un macaco. Ah, la scimmia. Un macaco. Pensa che sogno tremendo. Che ho sognato che in 10 minuti ha mangiato 1000 banane. Banane in 10 minuti. E allora Semila. Ci sono stato anch'io per essere la zona là, ma io mi sono fermato un campo prima. Ho trovato Madonna il sogno. Che? Ero solo in un campo immenso. Un'altra volta. Ma in un campo solo. In mezzo a questo campo un albero solo. Un albero. Una quercia gigantesca, grande. Una quercia bella. E su questa quercia c'era un passero e una passera. Sul ramo? Sì, con una elastica in bocca. Ah. E facevano cio, 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 cio. A un certo punto guarda, putapù, il passero casca di sotto. No! E dico, porca miseria, è proprio vero, E che? La passera tira sempre di più. Di sotto. Va bene. Il passerotto che è cascato di sotto. È cascato. Poverino. Che è andato a guardare il passerotto. È morto. No, che è morto. C'aveva un'ala offesa così. Poverino. Sotto. Lo guardavo, poverino. E mi dispiaceva. Certo. Allora lo guardavo l'hai per bene. Lo aiutavo, sì. Ho preso il fucile. No. Come no? Che hai fatto? Lo guardavo per bene mentre lui era con l'ala offesa io. No. Eh? Che vuole sparare? Io. No. Perché pin? E lui gli ha alzato il lettino così, ha preso un fucilino piccino così, patapum, e io, patapim, e lui mi tirava, patapum, e io gli tiravo, patapim, e lui, patapum, e io gli tiravo, patapim. Oh, tu ci crederai, tutta la notte in questa maniera, mi sono svegliato la mattina, l'uccellino mi tirava ancora. Sei sicuro? Proprio un sogno, era il sogno, ti tirava sempre l'uccellino. E sono tornati a trovarci il nostro duo simpatico Gianluca. Bella introduzione così, no? Questo duo che gli si chiama... Gli ultimi della fila. Ecco, come le definiresti? Trova un aggettivo. Entro stasera perché poi si chiude, lo sai, no? Particolari, però particolari. Che fantasiona! E un altro? Campagnoli, sono di città, come campagnoli? Ah, sì? Sono di Lucca, ha detto te prima. Esatto. E quindi? Allora, però canteranno questa canzone bellina, che si intitola Maria, questa tu volta... Lo dici perché l'hai già sentita? Puoi cantarci un pezzettino, dato che l'hai già sentita? No, non vorrei svelare subito perché tutto. Non l'hai mai? Sì? No, non l'ho sentita, però vogliamo dare tutto lo spazio ai nostri ragazzi. Ti fidi, vai sulla fiducia, eh?
Quella sulla fiducia, bene. Gli allora, ultimi della fila. Con Maria. Maria. Maria, brutta ti dico portava via, brutta come la guerra, ma brutta ti dico tirava in terra. Dall'estetista per farla bella, quindi di sera ci vuol la pialla, coi colori ci si fa nulla. E per finire il trucco ci vuole lo stucco. E di quello duro, di quello a muro. Poi prova col fard o con viaggio a Lourdes. Ti ricordi, Maria, che bel viaggio io e te. Ti ricordi, Maria, il viaggio a Lourdes io e te. Timidi dolcemente le mani fra i capelli e ti chinai verso i sacri ruscelli, aspettando un segno, aspettando qualcosa, e invece eri solo tu che facevi glu glu. È inutile che tu smanacci, se c'è da starci, c'è da starci. Se si fa una cosa, Maria, si fa a modo. Che mi vuoi far fare? Un viaggio a vuoto? Gli misi nell'acqua la testa sola, ma dopo oltre che brutta era anche viola. Ma sentì la voce di Dio che mi disse: oh bimbo, esci e levala di lì che mi spaventa i pesci. Ti ricordi, Maria? Ti ricordi, Maria? Dobbiamo separare, ma naturalmente solo per pochi minuti, giusto il tempo della pubblicità, e poi torniamo. State qui, mi raccomando.